John Starks, soprannominato Jabo, è nato nel 38 a Jackson in Alabama e ha costruito una carriera di grande successo nel mondo del soul e del funky grazie alla collaborazione con artisti tipo Bobby Bird e B.B. King, ma ha saputo legare indissolubilmente il suo nome a quello di una delle più grandi leggende musicali di tutti i tempi, ovvero James Brown, il padrino del soul. Assieme a Stubblefield, Clyde Stubblefield, sì, perché James Brown era solito suonare con due batteristi, sia dal vivo che in studio, ha gettato le basi per quello che è il batterismo funky, che ancora oggi conosciamo e veneriamo. Okay. La particolarità, oltre al fatto appunto che entrambi condividevano il palco, risiedeva nel fatto che tutti e due dovevano conoscere il repertorio alla perfezione, perché poteva capitare dal vivo che James Brown interrompesse il batterista che stava suonando il brano in quel momento per far continuare l'altro. Quindi tutti e due dovevano essere non solo super attenti a quello che succedeva, quindi dentro la situazione, ma appunto conoscere i brani a memoria. Il batterismo di Starks, se confrontato a quello di Stubblefield, può dirsi di derivazione jazzistica più dell'altro e quindi un pochino più delicato come suono, dato dai rapidi movimenti che aveva sul set, e con una maggiore forse interpretazione swing nei groove. Il primo brano che ho scelto per descrivere un po' il suo stile è Superbad di James Brown del 1970. Due sono le cose particolari di questo groove, secondo me. La prima risiede nell'accentazione del rullante, che segue una metrica di 3-3-2, quindi non è nel classico backbeat, cioè sul 2 e sul 4, ma è appunto ogni 3 e ogni 2 ottavi. E poi la figata vera, secondo me, è data dall'apertura, che è sollevare dell'1 e levare del 3, e non è proprio immediato riuscire a farlo, quindi rispettiamo questo groove. Il secondo invece è il leggendario groove di Sex Machine, sempre del 1970, sempre di James Brown ovviamente, anche qui con l'apertura sul levare dell'1 e del 3, con una presenza maggiore di Ghost e niente, tanto tanto groove. Il terzo invece è There It Is del 72 di James Brown, che ho scelto perché è un groove leggermente diverso, con uno stile abbastanza differente rispetto agli altri due, che ricorda vagamente il second line dei New Orleans, ostinato di cassa in quarti e rullante che si sposta, e invece un Charlie di accompagnamento sempre sempre regolare. L'ho scelto anche perché mi ricorda questo metodo che potrei caldamente consigliarvi per lo studio di questo genere, che si chiama Advanced Funk Studies di Rick Latham. Questo è il volume appunto più avanzato, credo ne abbia fatto un altro un po' più introduttivo, però diciamo ha questa copertina gialla e è molto molto breve come metodo, però questo groove in particolare richiama molti esercizi che sono dentro questo metodo, e secondo me è una valida alternativa ai metodi un po' più famosi per entrare un po' più a fondo in questo genere.
L'ultimo accompagnamento invece che ho scelto è quello che parte a 46 secondi di Payback del 73, sempre con James Brown. L'ho scelto perché può essere considerato una sorta di prototipo di loop. Non a caso è un groove molto 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 campionato da una marea di DJ in tutto il mondo. Dobbiamo far finta di essere una drum machine, cosa abbastanza sdoganata oggi, però per l'epoca poteva essere una grande novità. Allora, Charleston suonato bassissimo, quindi con la punta sul piatto solo sopra, nonostante le aperture, e zero variazioni, e semplicemente essenziali scarni, con grandissima attenzione al suono e ovviamente alla precisione sul tempo.